Salve a tutti, io sono Emilio, sono un militante di Sinistra Classe Rivoluzione, che è la sezione italiana della Tendenza Marxista Internazionale. Oggi, nel secondo appuntamento del ciclo di video che stiamo dedicando alla Resistenza, vi parlerò delle quattro giornate di Napoli. Un episodio che fu uno spartiacque nella storia dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fu anche uno degli episodi più importanti della Resistenza italiana. Napoli è la prima città a liberarsi da sola dall'oppressione nazifascista. Lo fa appunto senza l'aiuto degli eserciti stranieri, lo fa grazie ai giovani e ai lavoratori che si riversarono per strada in un'insurrezione e affrontarono i fascisti e i nazisti armati fino ai denti. Questo evento fu uno degli episodi appunto che ribaltarono le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Ma soprattutto diedero un enorme slancio alla resistenza in Italia, fu uno degli eventi che ne delinearono l'inizio del processo della resistenza italiana. Tuttavia, la questione più importante è che Napoli dimostra storicamente, alle masse appunto europee, ai giovani lavoratori europei, che la lotta del popolo in armi può essere vittoriosa contro il fascismo senza l'aiuto appunto degli eserciti stranieri. Nei fatti, le quattro giornate di Napoli sono state riprese più volte anche nel cinema. Nanni Loi fa un bellissimo film in cui ne evidenzia l'insurrezione e soprattutto il coraggio appunto dei napoletani. Tuttavia, molti storici fanno prevalere la lettura delle quattro giornate di Napoli come la rivolta degli scugnizzi, cioè dei giovani, giovanissimi che appunto con coraggio e anche un po' molta ingenuità si scagliavano contro le truppe tedesche. Tuttavia appunto quest'opera si è fatta prevalere rispetto a quella che è la lettura veritiera appunto degli eventi delle quattro giornate. Si rischia appunto di falsificare la storia. La lotta delle quattro giornate di Napoli non fu una rivolta di Masaniello, fu una storia di resistenza importantissima. Tuttavia, questa operazione di rivedere i fatti storici, specie per quanto riguarda appunto le quattro giornate di Napoli, ma in generale per la resistenza, è uno strumento utile a diluire i valori dell'antifascismo che sono storicamente fondati sulla lotta. Nei fatti, oggi, quella revisione serve a poter delegare alle istituzioni, all'apparato poliziesco, l'azione antifascista, svuotandola poi del suo reale contenuto politico. Perché appunto si arriva poi a travisare l'immagine e la natura stessa del fascismo, perché oggi il fascismo è rappresentato come un ideale di un gruppetto di giovani antidemocratici ed estremisti, quando in realtà i fascisti sono e saranno sempre il cane da guardia della borghesia. Per cui, ricostruendo storicamente quelle che furono le quattro giornate di Napoli, è necessario fare alcuni passaggi preliminari. Non entrerò nelle dinamiche che portano appunto all'affermarsi del regime fascista in Italia, va però menzionato un passaggio fondamentale, e cioè l'emanazione delle leggi fascistissime. Tra il 1925 e il 1926, con questo pacchetto di leggi, nei fatti Mussolini accentra tutti i poteri dello Stato sulla sua persona e sul Partito Nazionale Fascista, che diventa l'unico partito legale. Vengono quindi messi fuori legge tutti gli altri partiti, viene costituito un unico sindacato fascista e viene vietato il diritto di sciopero. Vengono sospesi anche diritti basilari come la libertà di riunione, la libertà di associazione o di manifestazione. E la stampa viene completamente censurata.
Una delle leggi prevede appunto il confino per chiunque venga riconosciuto come antifascista o contrario al regime. Quest'ultimo provvedimento in particolare disintegra completamente le forze comuniste, socialiste ed anarchiche. Molti militanti, appunto, storici del movimento operaio vengono incarcerati o confinati, altri sono costretti all'autocensura o a vivere in clandestinità. Molti scappano in esilio. Napoli subisce anch'essa questa sorte. La questura, che rappresenta appunto il centro di controllo a livello locale del regime, fa un lavoro certosino per individuare e espellere, incarcerare o confinare i rivoluzionari e gli antifascisti, che appunto avrebbero potuto creare diversi problemi al regime. Ma questi militanti li ritroviamo in giro per l'Europa, li ritroviamo in Francia, in Belgio, dove organizzano degli importanti scioperi, li ritroviamo nella resistenza jugoslava e li ritroviamo anche in Spagna. Dove appunto molti militanti si uniscono alle forze antifasciste che nella penisola iberica stanno combattendo contro il generale Franco. Ciò che spinge questi militanti antifascisti ad agire in questo modo è la consapevolezza che la lotta contro la barbarie fascista è una lotta internazionale e che supera i confini degli stati. Secondo alcuni studi, circa 45 campani parteciparono sul fronte antifascista in Spagna. Di questi 45, solo 21 ne fecero ritorno. Tra tutti questi militanti vale la pena ricordare Federico Svab, originario della Slovenia, che appunto girò i paesi di mezza Europa collezionando espulsioni e subendo diverse incarcerazioni. Nel 1933 è in Spagna, dove guida una brigata di oltre 200 volontari antifascisti sui fronti catalani e aragonesi. Dopo varie vicissitudini, però, si ritrova all'ospedale degli incurabili di Napoli nel 1942. Viene curato e coperto, quindi tenuto nascosto dal professor Cicconardi, e Zvab, grazie a questa copertura, mette in piedi una cellula clandestina di militanti antifascisti e anche un deposito di armi stesso all'interno dell'ospedale. Il 27 settembre 1943, nella prima delle 4 giornate di Napoli, Svab esce allo scoperto dall'ospedale e guida un gruppo di 200 antifascisti. Tra questi 200 ci sono anche 4 albanesi, per cui è anche, diciamo, il segnale che la lotta internazionale ritorna anche a Napoli. Un altro napoletano in Spagna è Enrico Russo, di cui dopo aggiungerò delle cose in più. Russo è un militante comunista e da sempre antistalinista. Si ritrova in Spagna con la consapevolezza che la guerra civile che si sta consumando in quel paese è decisiva per la vittoria della rivoluzione socialista. La guerra civile spagnola e appunto la lotta sanguinosa che si sta consumando per le strade di Barcellona e in tutta la Spagna contro i falangisti di Franco fa da ispirazione non solo per gli antifascisti che andarono appunto a combattere in Spagna, ma anche per gli antifascisti che sull'altra sponda del Mediterraneo, a Napoli, stavano conducendo la propria lotta antifascista in completa clandestinità e priva di strumenti. Cesare Grossi e sua figlia Ada mettono su una radio, si chiama Radio Libertà. Da questa radio trasmettono da Barcellona ciò che sta accadendo, e lo trasmettono in Italia. Due militanti comunisti, Graziadei Corrado e Benedetto Di Innocenzo, diffondono le notizie che apprendono appunto attraverso la radio tramite volantini e manifesti. La questura, che appunto li scopre, li rimanda al confine. Entrambi, Graziadei e Di Innocenzo, li ritroviamo nelle 4 giornate di Napoli. E
e appunto sono dei militanti antifascisti che combattono, che agiscono inizialmente nell'ombra, ma che al momento giusto escono allo scoperto. L'esperienza appunto di Grazia Dei e di Innocenzo è sintomatico appunto di una situazione che ancora nel 1937 a Napoli la situazione non è pacificata, cioè ci sono ancora decine di antifascisti che agiscono nell'ombra e che sono pronti a riprendere la lotta contro il fascismo. Aspettano che il regime fascista inizi a vacillare. L'Italia era entrata in guerra nel 1940, completamente impreparata, rinvigorita dalla vittoria della Germania hitleriana e sperava anch'essa di poter perseguire i propri obiettivi di espansione. Tuttavia, una serie di sconfitte militari si tradussero ben presto in una crisi del regime mussoliniano. Si intensificò il razionamento dei beni di prima necessità. I bombardamenti sui centri industriali spaventarono la classe operaia che nel marzo 1943 cominciò a scioperare. 150.000 operai si scontrarono con l'apparato repressivo fascista. A Napoli anche gli operai dell'Ilva di Bagnoli entrano in sciopero per chiedere la pace immediata. La polizia spara contro la folla, tuttavia la classe operaia non si scoraggia. Parallelamente agli scioperi, cominciarono a moltiplicarsi dei gruppi clandestini di rivoluzionari e comunisti. Erano giovani e giovanissimi che avevano ripreso in mano i testi di Marx, Engels e Lenin. E c'è da dire che questa spinta, appunto, di ripresa dello studio dei classici del marxismo coinvolge anche alcuni gruppetti a Napoli. Ferdinando Pagano, detto Paganiello, è un giovane di Torre Annunziata che ha 17 anni ed è iscritto al Partito Comunista. Insieme ad altri suoi coetanei, organizza un gruppo clandestino che si chiama Karl Marx. Il gruppo fa propaganda antifascista e nel 1940 organizza un attentato incendiario alla Casa del Fascio di Torre Annunziata. I giovani si riuniscono e si formano, studiano appunto i testi marxisti. Tra i loro riferimenti troviamo il Manifesto del Partito Comunista, il Compendio del Capitale di Cafiero e l'estremismo, che è un testo di Lenin, l'estremismo malattia infantile del comunismo. Nella mente di questi giovani è chiara la convinzione che la lotta contro il fascismo deve essere condotta fino in fondo, fino ad estirparne il germe da cui nasce. Secondo appunto questi giovani rivoluzionari, bisognava distruggere non solo il fascismo, ma bisognava distruggere il capitalismo e rovesciare lo Stato borghese. In questa cornice così tesa, il padronato italiano, dopo aver sostenuto per anni Mussolini, si accorse che era seduto su un vulcano pronto ad esplodere. Con una manovra di palazzo, il 25 luglio 1943, Mussolini viene sostituito dal maresciallo Badoglio. Quest'ultimo, il maresciallo Badoglio, assicurò Hitler che l'Italia avrebbe continuato la guerra al fianco della Germania. Tuttavia, la Germania nazista era sospettosa e appunto si era accorta di una relativa debolezza dell'Italia. E quindi cominciò a sospettare di una possibile defezione. Ma e quindi già nel maggio del 1943 alcune truppe naziste sono in Italia. Nel luglio invece del 1943 gli alleati sbarcano in Sicilia e provano a risalire la penisola. L'Italia diventa un terreno di scontro militare. Il 4 agosto ci fu un violento bombardamento delle forze alleate sulla città di Napoli e tra la popolazione cresceva il malcontento e la rabbia, ma anche la consapevolezza che la causa di tali bombardamenti era la presenza dei militari nazisti sul territorio napoletano. Questi saccheggiavano cibo e altri beni già scarsi,
agivano con violenza nei confronti della popolazione, credendosi padroni della città. L'8 settembre l'Italia rompe definitivamente con la Germania e firma un armistizio con le potenze alleate. I napoletani cominciarono a mostrare la loro intolleranza nei confronti dei tedeschi e cominciarono a nascere degli episodi di scherno che i napoletani avevano nei confronti delle truppe naziste che erano ancora stazionate a Napoli e che erano diventate a tutti gli effetti delle truppe di occupazione militare. E c'è da dire che si comportarono come tale. Infatti, il colonnello Scholl, capo dei nazisti a Napoli, per far capire ai napoletani chi era al comando, il 12 settembre emana un comunicato che prevede misure draconiane: sequestro di armi e veicoli, coprifuoco dalle ore 20 alle ore 6 del mattino e chiunque non ubbidiva veniva ucciso. Proprio il 12 settembre si succede un episodio particolare. A seguito di un'uccisione di un soldato tedesco, le truppe naziste cominciarono, le irruzioni nelle case per trovare il colpevole. La punizione per tale gesto fu esemplare. Il marinaio che venne individuato come colpevole fu legato al cancello dell'edificio centrale dell'Università Federico II e venne bruciato vivo insieme a parte dell'edificio. La situazione si fa sempre più tesa. Il 22 settembre un'ordinanza obbligava i giovani nati tra il 1922 e il 1925 a presentarsi al comando tedesco per essere spediti in Germania. Qui avrebbero dovuto prestare servizio di lavoro obbligatorio. Questo era un modus operandi tipico dei nazisti. Cioè, una volta occupato un territorio, i giovani maschi del posto venivano spediti in Germania a lavorare per sostenere l'industria tedesca, in condizioni di schiavitù e di sfruttamento. Quindi i napoletani erano perfettamente consapevoli di ciò a cui andavano, delle sofferenze che avrebbero trovato in Germania. E cercarono appunto, non si presentarono alla chiamata dei tedeschi e scapparono dalla città, si rifugiarono nelle campagne e nelle province. Alcuni scappavano dalle case e si nascondevano sotto le macerie dei bombardamenti. I tedeschi di risposta cominciarono i rastrellamenti. Non potevano permettersi di non reclutare uomini utili per l'industria tedesca. E quindi cominciarono a fare irruzioni nelle case e a catturare chiunque venisse individuato come un potenziale lavoratore. Ecco, la misura era colma ormai per la popolazione napoletana. La fame e la disperazione avevano generato un malcontento pronto ad esplodere. Il 27 settembre 1943 si verificarono i primi scontri, che appunto diedero inizio alle 4 giornate di Napoli. Presso il quartiere collinare del Vomero, una truppa di militari tedeschi nell'ennesima retata cattura un gruppo di 400 uomini e un marinaio italiano viene freddato da un colpo di pistola. La risposta dei napoletani in quel momento diventa quasi sorprendente. Un gruppo di giovani compie un agguato ad una camionetta tedesca. E diventa appunto il primo episodio che dà vita ad una sollevazione popolare che si appunto vivacizza quartiere per quartiere. La sollevazione parte dal Vomero, ma si estende lungo tutta la città. I napoletani si riversarono per le strade armati al meglio che potevano e iniziarono a costruire delle barricate. Il secondo giorno di lotta, senza un particolare coordinamento, furono organizzate tre postazioni da cui gli antifascisti intendevano ostacolare le azioni dei nazisti. La prima a Capodimonte. Da Capodimonte si formò una postazione con delle mitragliatrici che impedivano appunto l'ingresso degli automezzi tedeschi nella città
di Napoli. La seconda postazione si trovava all'angolo tra Via Salvator Rosa e Via Foria, nei pressi appunto del Museo Archeologico Nazionale. Era uno snodo essenziale per la città, poiché era uno dei punti nevralgici che collegava la zona collinare al centro cittadino. La terza postazione invece era al quartiere Vasto. Da qui gli antifascisti ostacolarono i nazisti che intendevano raggiungere la zona di Poggio Reale, dove vi era il loro quartier generale. Tuttavia, al netto di queste tre postazioni nevralgiche, altri scontri si verificarono ancora al Vomero e lungo tutta Via Foria. Il 29 settembre, la terza delle 4 giornate di Napoli, parte del Vomero ormai era sostanzialmente nelle mani degli insorti, che organizzarono il Fronte Unico Rivoluzionario. Era guidato appunto da Antonino Tarsia in Curia, che era un professore e un militante comunista. Invece, nella parte bassa della città, mancava ancora un coordinamento tra i vari gruppi di insorti. Tuttavia, sempre più uomini, galvanizzati appunto delle vittorie nei giorni precedenti, si univano all'insurrezione e provavano ad aiutare come potevano. Portavano cibo e munizioni ai combattenti, costruivano barricate. Quartieri e strade venivano di ora in ora riconquistate grazie alla tenacia di questi combattenti antifascisti. La notte tra il 29 e il 30 settembre, il colonnello Scholl scappa come un coniglio dalla furia antifascista, abbandonando completamente le truppe naziste al loro triste destino. Nell'ultima giornata ci furono gli scontri con alcuni gruppi di fascisti italiani, quindi, che stazionavano nella zona di Porta Capuana. Invece, nella zona di Capo di Monte, ormai nella reggia si erano rintanati i nazisti. Molti giovanissimi e donne parteciparono all'insurrezione e c'è da dire che molte donne non svolsero solo il ruolo di staffetta, ma anzi furono delle combattenti coraggiose e temerarie. È il caso, per esempio, di Maddalena Cerasuolo, che fu tra i protagonisti dello scontro che si svolse al quartiere Sanità. Nella zona di Pigna, invece, al Vomero si condusse l'ultima battaglia campale. Gli insorti e i tedeschi si equiparavano per numero, ma il coraggio dei napoletani costrinse i tedeschi prima a chiudersi in difesa e nella notte dovettero scappare. La città era libera. I partigiani napoletani avevano caricato sulle proprie spalle la responsabilità della lotta al fascismo ed avevano vinto. Quando il 1 ottobre le truppe anglo-americane entrano in città, non ci sono più né nazisti né fascisti. C'è un popolo fiero ed armato, invece, un popolo di antifascisti, che da solo è riuscito a scacciare l'oppressore, senza l'aiuto di eserciti stranieri, senza il supporto del Comitato di Liberazione Nazionale e senza l'aiuto dei partiti. C'era un popolo libero e fiero. I fatti storici esposti finora ribaltano completamente la lettura delle 4 giornate di Napoli come la lotta degli scugnizzi e nei fatti restituiscono una dignità ad una storia di resistenza e di sollevazione popolare che fu mossa da sentimenti politici reali. Tuttavia, è necessario individuare quale fu l'anima politica che animò le 4 giornate di Napoli. Ecco, le vicende di Napoli, in un certo senso, per quanto facciano parte del processo della resistenza italiana, hanno le loro peculiarità. La lotta dei partigiani e degli operai nel centro e nel nord del paese è stata una lotta in una certa misura coordinata dal Comitato di Liberazione Nazionale e dai partiti antifascisti. Durante le 4 giornate di Napoli, i partiti antifascisti stavano ancora ricostruendo il loro apparato e le loro sezioni. Erano stati da poco tempo rimessi in legalità e quindi non avevano la possibilità
di poter svolgere un ruolo né di organizzazione né di coordinamento. Per cui i partiti non c'erano durante le 4 giornate di Napoli, ma c'erano i militanti comunisti, socialisti, anarchici, che appunto parteciparono con grande vivacità alla sollevazione popolare. Vi erano anche repubblicani e liberali. Molti di questi svolsero un ruolo fondamentale di direzione e si misero alla testa di alcuni gruppi di insorti. E ciò grazie anche al fatto che molti di loro avevano delle esperienze militari maturate precedentemente. Il ruolo centrale, però, nelle 4 giornate di Napoli fu lo spontaneismo delle masse. Nei fatti i napoletani erano arrivati sull'orlo della disperazione e la loro rabbia si trasformò istintivamente e decisero appunto di dar guerra all'oppressore. Fu a tutti gli effetti un'azione antifascista di massa che però venne guidata da un'avanguardia consapevole, un'avanguardia antifascista, che fu in grado di tenere un'insurrezione e una guerra appunto popolare fino alla cacciata dei nazisti dalla città partenopea. Il ruolo delle avanguardie non va sottovalutato, soprattutto considerando gli sviluppi della lotta di classe a seguito delle 4 giornate di Napoli. Il 1 ottobre, il giorno dopo le 4 giornate di Napoli, un migliaio di comunisti invadono la prefettura e gridano Viva la Russia dei Soviet. A guidarli ci sono Mancini, Cecchi, Villone e Lambiase. Sono tutti e quattro iscritti al PC e sono quattro combattenti delle giornate di Napoli. Nel mese di ottobre viene ricostituita la Confederazione Generale del Lavoro ed Enrico Russo, che è tornato a Napoli a seguito appunto dell'insurrezione napoletana, ne diventa il segretario della sezione meridionale. La lotta a Napoli e nel sud assume gradualmente una chiara identità di classe. La CGIL, senza la I, è in prima linea nel lavoro di ricostituzione del movimento operaio. La riapertura delle fabbriche è un passaggio decisivo per contrastare la disoccupazione e la fame che affligge Napoli e in generale tutta la Campania. Il neonato movimento sindacale fa un lavoro in autonomia e spesso in contraddizione con le linee nazionali del Partito Comunista Italiano. Le parole d'ordine sono l'innalzamento dei salari, l'epurazione completa degli apparati borghesi e monarchici. I dirigenti del PCI, a livello nazionale, invece, si erano completamente allineati con la linea di Mosca e di Stalin, che stava conducendo una guerra in piena alleanza con le forze anglo-americane e quindi non auspicava una rivoluzione in Italia. Togliatti, leader del PCI in quegli anni, esegue gli ordini. Secondo lui è necessaria l'unità nazionale con tutti i partiti borghesi. La disputa politica fra queste due fazioni diventa particolarmente accesa nel PCI e nella Federazione di Napoli. Da un lato, infatti, vi è la sezione di Montesanto, guidata da Enrico Russo, dall'altra, l'altra sezione che è guidata da Reale, cioè che è un dirigente appunto che segue la linea nazionale e con dei metodi burocratici tenta di marginalizzare le spinte rivoluzionarie, spinte che si fanno sempre più marcate. Un numero sempre maggiore di operai aderisce alla neonata CGIL, si moltiplicano gli scioperi per chiedere aumenti salariali. Al congresso del febbraio 1944 della CGIL viene votato all'unanimità un ordine del giorno che prevede la socializzazione di tutte le leve fondamentali dell'economia, una base programmatica da cui partire. Questa situazione preoccupa addirittura i servizi segreti anglo-americani, che percepiscono il pericolo di un'esplosione rivoluzionaria del movimento operaio.
Nell'aprile del 1944 Stalin riconosce il governo Badoglio e Togliatti di conseguenza si adopera per formare un governo di unità nazionale. Quella che viene definita la svolta di Salerno è accompagnata da un lavoro certosino della burocrazia del Partito Comunista Italiano che liquida ed espelle chiunque non si allinei con tale decisione. Russo e Villone provano ad organizzare un'opposizione interna al Partito Comunista tramite la frazione di sinistra. Purtroppo, lo sviluppo degli eventi non fu favorevole. Il PC accentrò sempre di più la sua politica per perseguire poi la linea di compatibilità con gli altri partiti interni al Comitato di Liberazione Nazionale. La spinta rivoluzionaria della classe operaia si esaurì. In questo caso, della direzione del Partito Comunista. La lotta rivoluzionaria, nata con le gloriose 4 giornate di Napoli, fu liquidata in favore di una cosiddetta transizione democratica. Il PC e Stalin avevano così tradito le aspirazioni dei tanti operai e giovani che vedevano nella resistenza la possibilità di emanciparsi definitivamente dall'oppressione fascista, ma anche dall'oppressione capitalistica. Nella ricostruzione appena fatta emerge che la storia non segue una linea retta. Anzi, è piena di contraddizioni e di sorprese. Tuttavia, ricostruire la verità storica è soltanto il primo passo. Il passo successivo è apprendere delle lezioni dalla storia. Le 4 giornate di Napoli e la lotta degli operai dal 1943 al 1945 sono un pilastro fondamentale nella storia rivoluzionaria italiana. Oggi chiunque lotti per la giustizia sociale e la libertà non può che imparare dagli antifascisti e i rivoluzionari napoletani durante la Resistenza. Il loro coraggio e la consapevolezza politica devono essere un faro per le lotte che ci troveremo a combattere nel nostro futuro.